sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Parola del Signore. Ecco che bello sarebbe se nascesse anche in noi, o almeno il desiderio, di fare la preghiera di Salomone. Non vi è venuto un poco che bello sarebbe se anche a noi il Signore desse questa sapienza? Anzi, siccome noi viviamo circa 3000 anni dopo di Salomone, e possiamo anche aspirare a una sapienza più grande, non solo il dono della sapienza, ma la sorgente che è Gesù stesso. Uno dei nomi che è stato dato a Gesù, specialmente da un santo francese che si chiama Luigi Maria Grignon de Montfort, è proprio questo, che Gesù è la sapienza incarnata, la sapienza infinita di Dio incarnata in una vita umana. Allora possiamo fare subito una bella preghiera, che è anche un atto di fede, e dire: Signore Gesù, io credo che tu sei la sapienza incarnata. Vieni oggi ad abitare nel mio cuore. Riempi la mia mente. Aiutami in ogni decisione. E fa che possa portarti nel mondo e nella mia famiglia. Amen. Ecco, adesso dobbiamo anche imparare un po' come si arriva a questa sapienza. Come si arriva? E la risposta si potrebbe riassumere in tre parole, diciamo così. La prima è con la preghiera. Vediamo che Salomone chiede, ha una visione di Dio durante il sogno, lui sa di essere agli esordi del suo mandato di governo, di re, e approfitta di questo contatto con Dio per fare la richiesta. Quindi diventiamo sapienti man mano che anche chiediamo al Signore questo dono. Secondo, con la generosità. Con la generosità, perché Salomone, facendo questa domanda, dimostra di essere una persona non centrata su di sé, sui suoi bisogni, ma sui bisogni della gente. Parla al Signore della sua gente, a un popolo numeroso da governare, e si preoccupa di come dovrà fare, sapendo anche di essere giovane e inesperto. La generosità verso gli altri, l'attenzione agli altri, è una grande via non solo per ottenere la sapienza, ma molti altri doni da parte del Signore. Perché Dio è amore, quando noi ci mettiamo in questa apertura del cuore verso gli altri, Lui può agire in modo abbondante su di noi e arricchirci di quei doni che ci rendono abili alla missione da svolgere per il prossimo, sia in casa sia nel mondo.
E poi dal Vangelo impariamo un'altra cosa, che questa sapienza fiorisce spesso nel silenzio. Non so se l'hai notato, che in questo frammento del Vangelo di Marco, siamo nel capitolo 6, si racconta del ritorno degli apostoli dopo la prima missione. Sono andati a predicare, hanno fatto i miracoli, hanno annunciato quello che Gesù già predicava, ritornano e raccontano a lui com'è andata. E Gesù, con una delicatezza che è anche però un insegnamento per il loro futuro, dice: venite in disparte con me in un luogo solitario e riposatevi un po'. Ecco, questa non solo è una delicatezza di Gesù, perché per farli riposare non avevano neanche il tempo di mangiare, ma è un grande insegnamento per capire come avviene lo sviluppo della sapienza nei nostri cuori. Avviene sia quando noi serviamo gli altri con amore, ma ha bisogno anche del ritiro, dei tempi di silenzio, dei tempi di solitudine con Gesù. Altrimenti il nostro servizio al prossimo si sporca e finisce che lavoriamo per la nostra gloria, per la nostra stima, per il bisogno di fare qualcosa e non per amore. Ecco, allora chiediamo al Signore che possiamo fare un bel passo avanti verso questa sapienza, pregando, essendo generosi e amando il silenzio per suo amore. Così sia.